grandi competenze neanche per analizzare il fenomeno delle scie di convivenza o scie chimiche per fare di calcoli. Purtroppo non sempre sono calcoli accessibili alla gran parte della popolazione, però ci sono dei libri di testo, anche di fisica, di meteorologia, magari un po' vecchi, che specificano chiaramente che le scie di convivenza sono un fenomeno che si verifica ad alta quota, dove c'è almeno una temperatura di meno 40, quindi ci deve essere molto fredda, almeno meno 40 gradi, e un'umidità relativa superiore al 60. Si tratta però di avere anche la volontà, oltre a leggere, informarsi, fare dei calcoli, ci vorrebbe anche la volontà di controllare i dati delle radiosonde che sono disponibili ormai su internet e che permettono di verificare l'umidità atmosferica a diverse altezze. Quando si controlla che l'umidità ad alta quota non è sufficiente a giustificare un fenomeno di scie di convivenza, chiaramente sorgono molti dubbi. Quelle che vediamo sono davvero scie di condensazione. In primo luogo, che cos'è una scia? È una zona di fluido, liquido o gassoso situata immediatamente dietro un solido in movimento relativo rispetto al fluido stesso, caratterizzata dal fatto che in essa il moto è prevalentemente formato da vortici. Le scie di condensazione, in inglese, sono chiamate contrails. Il termine contrails è l'abbreviazione di condensation trails. La loro formazione è legata a specifiche condizioni atmosferiche, temperatura inferiore a meno 40 gradi centigradi, umidità relativa non inferiore al 70%, altitudine superiore almeno agli 8.000 metri, pressione atmosferica idonea. La pressione atmosferica è un parametro significativo. Cambia in riferimento alla temperatura. Si abbassa con l'aumentare dei valori termici, perché l'aria calda tende a dilatarsi, diventando meno densa e più leggera. È naturale che tali parametri possano subire dei mutamenti, ma sono oscillazioni lievi che derivano in primo luogo dalla latitudine. Ad esempio, è davvero improbabile che si crei una contrail o scia di condensazione in regioni come quelle equatoriali, dove l'aria è tutto l'anno molto calda. Inoltre, ad alta quota, l'aria è molto secca. Per questo motivo, le scie di condensazione si possono verificare assai raramente. Questo come avviene? Avviene semplicemente con l'uso di particolari additivi e catturanti aeronautici. Il nuovo di Colombo risiede in quelle che furono le indicazioni di Edward Teller nel 1997. Edward Teller, ricordo, è il creatore della bomba H, e Edward Teller aderisce ad un convegno sui cambiamenti climatici, propose proprio l'impiego di velivoli civili proprio attraverso l'uso di particolari additivi e carburanti, quindi non sono cose che dico io, ma le disse Edward Teller nel 1997, queste sostanze, questi elementi chimici vengono normalmente ad oggi disperse tramite il sorvolo a bassa, media e alta quota di aerei militari. Gli aerei che tutti possono notare con la loro scia più o meno lunga, più o meno persistente, volano a bassa o a bassissima quota, dove è impossibile che si verifichi il fenomeno della condensazione. Questo è un fatto dimostrato ed inconfutabile. Quelle scie non persistenti che osserviamo nelle giornate con il cielo del tutto sgombro di nubi, condizione indotta ed artificialmente ottenuta tramite la diffusione di elementi chimici igroscopici che impediscono la formazione di cumuli da bel tempo, non sono il frutto della condensazione, ma il risultato della combustione di speciali carburanti e additivi. Ciò determina la formazione di false scie di condensa e la ricaduta di polimeri sotto forma di filamenti spacciati per tele di ragni volanti. Le scie di condensazione comunque sono un fenomeno rarissimo, tanto che nelle vecchie e blasonate enciclopedie cartacee il lemma scia di condensazione è assente. In realtà questi filamenti ritrovati in varie parti d'Italia sono enormi e assolutamente non compatibili con l'ipotesi di un ragnetto migratore. In realtà chi li ha fatti analizzare ha trovato dei composti che si trovano solo nei carburanti degli aerei e quindi sembra comprovato l'origine di questi filamenti. I motori turbofan con high bypass in uso almeno dagli anni 70 del XX secolo non possono produrre scie di condensazione, poiché l'80% dell'aria che li attraversa non entra nella camera di combustione. Allo
scarico, quindi i gas incombusti sono relativamente freddi. Ciò implica che i propulsori attuali non possono in alcun modo generare scie di condensazione. I carburanti contengono idrocarburi non saturi e sono pertanto soggetti all'ossidazione, che determina un peggioramento del combustibile, reso manifesto dalla formazione di gomme, sviluppo di colore ed abbassamento del numero di ottani. La polimerizzazione implica la formazione di catene, da cui i filamenti di ricaduta. Il dottor Teller, uno dei padri della bomba atomica, quindi una di quelle persone responsabili, in qualche modo, almeno moralmente, del massacro dei giapponesi a Hiroshima e a Nagasaki, ha ideato diversi anni fa un progetto per difendere, secondo lui, la Terra dai raggi del Sole che la starebbero surriscaldando. Questo progetto prevederebbe utilizzare degli aerei per diffondere del particolato metallico che riflettere la luce del Sole. Dopo il signor Teller, molti altri scienziati hanno proposto dei piani per la cosiddetta geoingegneria. Chi vuole diffondere l'atmosfera dei solfuri, chi vuole diffondere del particolato di alluminio o di bario. In ogni modo, i progetti vanno avanti e diversi organismi anche scientifici, istituzionali, legati ai governi dei paesi occidentali, hanno portato avanti degli studi su questo tema. Quindi la geoingegneria è qualcosa che si sta discutendo sempre con maggiore frequenza presso tutte le istituzioni scientifiche e anche presso i governi di vari stati occidentali. Quello che sembra osservare nel nostro cielo è l'attuazione di questa proposta, che in realtà però nessuno ha mai detto va bene, la facciamo, nessuno l'ha mai approvata. Quanto pare siamo di fronte a una sorta di geoingegneria clandestina, anche se poi gli scopi probabilmente non sono quelli ufficiali di difendere il pianeta dalle radiazioni, tant'è che il Met Office, l'ufficio meteorologico britannico, pochi anni fa ha pubblicato dei dati in un articolo molto illuminante nel quale spiega che il riscaldamento della Terra si è fermato da almeno 15-16 anni e ci troviamo in una pausa di stabilità. I segnali radar sono attenuati dall'ossigeno e dal vapore acqueo nell'atmosfera terrestre.